Nel suo cammino di possibile sviluppo, il Mezzogiorno ha a disposizione una risorsa importante, i fondi stanziati con questo obiettivo dall'Unione Europea per il periodo che va dal 2007 al 2013 e si può anche contare sulle agenzie di sviluppo. Ma a quali interventi i fondi europei sono destinati? Come utilizzarli? Con quali controlli e garanzie? E qual è l'ambito di intervento delle agenzie di sviluppo? Interrogativi che si intrecciano con le questioni centrali del lavoro, dell'innovazione e della legalità. A questi temi è stato dedicato l'incontro dibattito della quarta giornata del premio Sele d'Oro a Oliveto Citra. Vorrei in qualche modo sottolineare che anche il successo, la speranza, i risultati ottenuti su un territorio, anche quelli hanno una storia lunga, hanno una storia di cooperazione istituzionale, di cose pensate a livello nazionale, gestite a livello regionale, nella collaborazione fra i diversi livelli. Sono cose che dobbiamo far sì che rimangano, e credo che, da come sto sentendo oggi, credo che rimangano anche come prospettive e come competenze, tecniche. E poi c'è il problema, diciamo, in qualche modo centrale, che ai diversi livelli, a diverso, direi anche a livello, come dire, europeo, visto che parliamo di Europa, poi a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, il problema sono poi le decisioni. Come prendere le decisioni nel modo migliore possibile, avvalendosi di tutti gli apporti tecnici necessari, ma decidendo. Ecco, questo è l'aspetto istituzionale che, al di là degli strumenti che mettiamo in piedi, consentiranno di utilizzare bene le risorse che, ecco, questo bisogna dirlo e dirlo forte, non è vero che sono poche, sono molte. Io credo che occorra ancora oggi riuscire a sfruttare ancora al meglio, e davvero mi avvio alla conclusione, queste ultime speranze che abbiamo. Io non vorrei considerarla come solo ultima speranza, è un'occasione in più che abbiamo. Dopo dovremo andare avanti con le nostre forze, con le nostre capacità, ma innanzitutto con le nostre risorse. Allora, per poter avere queste grandi forze, per poter dare una grande risposta dopo il 2013, occorre che in questi 7 anni dobbiamo puntare nella istruzione, nell'orientamento, nella formazione e nell'inserimento lavorativo dei giovani del nostro territorio. Ci avete messo passione, ci avete messo intelligenza, ci avete messo intuito, però il dato di fatto è questo. Il dato di fatto è questo, che siamo esattamente dove eravamo. Oggi che non siamo nel pieno del boom economico, dobbiamo dire le cose come stanno. Le cose stanno così, che gli altri vanno più veloci di noi. La stessa distanza tra nord e sud, tra la Campania e la Lombardia, si è allargata, non si è diminuita. Questo è il paradosso. La Lombardia, senza i fondi europei, ha fatto passi più veloci e più lunghi dei nostri. Allora, da che cosa dipende? Vuoi vedere che dipenda anche, da, oltre tante cose, anche dal manico? Cioè, vuoi vedere che dipende anche dalla classe dirigente? Vuoi vedere che questa classe dirigente non ha fatto le scelte giuste? Vuoi vedere che ne ha fatte alcune giuste e moltissime sbagliate? Nel senso che la scommessa dello sviluppo passa inevitabilmente con una logica unitaria dell'intero Mezzogiorno. Noi non possiamo rinunciare ad avere una strategia unitaria. Marchesi sa, noi abbiamo accettato e rilanciato una sfida unitaria nel campo del turismo, con un programma interregionale che, tra l'altro, le regioni e i ministeri, io ne sono grato, hanno ritenuto di dover affidare alla guida della regione Campania, che mette insieme turismo, ambiente, cultura e l'intero Mezzogiorno. E dunque cominciamo a candidare il Mezzogiorno come destinazione turistica a sé stante, con una sua identità.
negli spazi del Palasele gli stand offrono una visione d'insieme delle caratteristiche civili e culturali del territorio, dalle attività economiche alle imprese che funzionano, dai luoghi storici alle specialità gastronomiche. Anche oggi con la telecamera abbiamo fatto un giro tra le vetrine dell'area Sele Tanagro. Allora, l'iniziativa del nostro progetto è partita un poco subito dopo lo tsunami nel dicembre del 2006. Noi avevamo degli amici nello Sri Lanka e siamo partiti un poco, un gruppo è partito subito a gennaio per rintracciare gli amici e vedere se avevano dei problemi, se potevamo aiutarli in qualche modo. E il gruppo che è andato è rimasto proprio sbalordito nel vedere la miseria, nel vedere i problemi, le difficoltà che vivevano queste popolazioni. E quindi da questo, gli amici stavano bene, grazie a Dio, però da questo è nato nel gruppo che è andato il desiderio di fare qualcosa per queste zone. E quindi ci siamo un po' armate, all'inizio è partito un po' così alla garibaldina, e ci siamo armate, un po' sto parlando al femminile perché eravamo donne, eravamo solo donne all'inizio. Adesso il progetto si è allargato, abbiamo fondato un'associazione, ci sono tanti soci ed abbiamo già costruito una casa. Adesso, oltre alla casa, stiamo aiutando, che raccoglie bambine per il momento, stiamo aiutando degli orfanotrofi, e una delle cose che ci hanno chiesto le bambine di questo orfanotrofio è di poter costruire un villaggio dove loro possono andare a scuola, possono vivere, possono giocare. A Oliveto Citra si vedono le stelle. Le si possono osservare di notte come di giorno e senza neanche alzare troppo la testa. 12, dorate, in campo azzurro. Sono le stelle della bandiera d'Europa, il simbolo più conosciuto di un grande progetto di cooperazione fra popoli e stati, ma anche un preciso indicatore di qualità amministrativa. Dove ci sono, le stelle d'Europa dimostrano la capacità di acquisire i fondi comunitari destinati allo sviluppo economico, alla riqualificazione urbana, agli interventi sociali, all'ammodernamento del settore agricolo. Molti dei tanti progetti realizzati da un decennio a questa parte ad Oliveto Citra portano il marchio dell'Europa. Da Bruxelles sono infatti giunti i fondi per il completamento del Castello Normanno. Dopo i danni del terremoto dell'80, quella che fu la dimora della nobile famiglia Guerritore è stata infatti riportata all'antica bellezza e oggi può ospitare un piccolo ma sorprendente museo archeologico che custodisce una pregevole collezione di monili femminili, risalente al V secolo a.C. I fondi europei hanno anche permesso la prosecuzione del progetto integrato Borgo della Regina, che ha portato al recupero del centro storico del paese. Concepito e avviato negli anni in cui è stato sindaco Carmine Pignata, l'intervento ha reso la parte antica del paese più bella e accogliente, restituendo all'intera comunità non solo vicoli e piazze, ma anche un pezzo di identità collettiva. Ma tra i progetti finanziati con risorse comunitarie non ci sono solo opere pubbliche e monumenti. Grazie al POR Campania, Oliveto Citra è infatti pronto a dotarsi di un servizio di telemedicina che permetterà di tenere sotto controllo costante i cittadini affetti da patologie cardiocircolatorie. Stelle in campo azzurro anche sul camper, trasformato in ufficio mobile di promozione turistica grazie al progetto di marketing turistico Le Vie del Santo, un'iniziativa che è riuscita ad aggiudicarsi un concorso di idee bandito dalla Regione Campania grazie a fondi provenienti da Bruxelles. E in piazza Garibaldi di Oliveto Citra continuano gli incontri al Caffè delle Idee.
Sono veramente entusiasta di partecipare al Sele d'Oro e a questi caffè. Oggi il dibattito è stato molto interessante. Abbiamo parlato appunto di quanto Europa conosce un cittadino, ma in particolare un giovane non soltanto di Olivetia Citra, ma del Mezzogiorno. Abbiamo effetti affrontato quello che è il nuovo programma 2007-2013, quindi quanto appunto la regione Campania può uscire dall'obiettivo 1 e quanto può sfruttare altre opportunità offerte dall'Europa. Ma diciamo, questo tipo di dibattiti sono sempre interessanti, comunque vadano, perché diciamo ne nascono comunque stimoli che servono ai giovani per imparare, e mi sembra che siano abbastanza preparati, e servono poi invece a noi che più lavoriamo su queste cose a capire che cosa invece dobbiamo trasmettere, diciamo, ecco. Il Festival Teatrale Nazionale va avanti. Ogni sera nell'auditorium si avvicendano le giovani compagnie che vengono da varie zone d'Italia. Particolare attenzione ai testi legati ai temi di richiamo sociale. È al lavoro la giuria popolare, composta da 100 ragazzi di Oliveto Citra e dei comuni vicini. Siamo divertiti ieri sera, è stata una commedia bellissima, lo spettacolo di ieri sera si chiamava Le Muse Orfane. La mia esperienza è stata molto interessante, comunque per i numerosi seminari che si svolgono ogni giorno, che spaziano su varie tematiche, quindi uno può informarsi molto bene. Oltre ad essere molto formativa, comunque conosci molti ragazzi, quindi puoi confrontarti e insomma invito tutti quanti quelli che vogliono partecipare a iscriversi. Il Festival Teatrale ha un taglio contemporaneo, quindi gli spettacoli devono avere appunto come tema non solo le tematiche del premio, quindi tematiche contemporanee sia dal punto di vista sociale che proprio psicologico e quindi personale dell'individuo. E invece i giurati vengono non selezionati ma comunque preparati, hanno una formazione, un paio di incontri di formazione e poi seguono tutte le attività del premio, non solo il Festival Teatrale ma anche i seminari e tutte le altre iniziative. Con il premio Sele d'Oro. Mercoledì 12 settembre presso il Palasele alle 18.30 al terzo incontro dal titolo Le radici e le culture. Interverranno Michele Prestera, presidente dei piani e dei programmi di azione locale del Parco Storico della Gran Cia. Ci saranno inoltre i docenti universitari Francesco Amarelli, Ernesto Paolozzi, Luigi Mascilli Migliorini ed Eugenio Mazzarella, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Federico II di Napoli. Interverrà anche Pasquale Ciriello, rettore dell'Università L'Orientale di Napoli. Non dimenticate gli appuntamenti con il Caffè delle Idee. I giovani del Sele d'Oro incontrano i protagonisti della cultura, della politica e dell'economia. Ogni giorno presso Piazza Garibaldi alle ore 17. Vi ricordo che presso il Palasele continua Exempla, territorio in mostra, percorso espositivo sulle tipicità e le eccellenze del Sele Tanagro. Continua il Festival Teatrale Nazionale, mercoledì 12 settembre presso l'Auditorium Comunale di Oliveto Citra alle 21, collettivo H di Pagani in Migranti, testo e regia di Carmine Califano. Un saluto dal Sele d'Oro e appuntamento a domani.